Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e intanto ragazzi, buongiornissimo, buongiorno a tutti, benvenuti di nuovo ragazzi sulle novità di Fortnite, solo le più belle, solo le più interessanti qui sul canale dello zio Xyuder. Se state andando in pullman a scuola, se state andando in motonave a scuola, se state andando con la bici a quattro ruote, beh ragazzi, il momento giusto è questo. Andiamo ragazzi a parlare di quello che sta succedendo, come al solito, su Fortnite. E ovviamente ragazzi, la prima cosa importantissima, essenziale da dire, è la quinta runa stampata dal nostro cubazzo ragazzi. Il cubo a Bosco Blatterante ha terminato poche ore fa di stampare la quinta runa nel terreno. Volevo insieme a voi andare a vederla in modo da magari capirci qualcosa in più. Io non parlo il normanno, voi non parlate il runico. Se c'è qualcuno che parla runico mi dica che cosa può servire. Come sappiamo ragazzi, continua ad esserci un grandissimo alone di mistero intorno al cubo che bello allegro gira per tutta la mappa creando percorsi sempre nuovi, ma sulla bocca di tutti ci dovrebbe essere il punto di arrivo finale, che è in poche parole Loot Lake. Lo sappiamo tutti, lo sapete anche voi, se avete guardato i miei ultimi video avevamo visto che a Loot Lake il cubo in teoria dovrebbe esplodere. Esplodendo, chi lo sa che cosa succederà? Forse nel trailer lo scopriremo, forse lo scopriremo quando inizierà la season numero 6. La cosa che voi vogliamo sapere adesso è che cacchio stanno a significare queste rune, ragazzi. Eccola qui. L'avevamo già anticipata nel video di ieri mattina, si cominciava a vedere un po' male per terra. Oggi invece si vede benissimo, ragazzi. La nuova runa, la numero 5, con tanto di campo gravitazionale tutto intorno che, come vedete ragazzi, lascia salire le pietruzze e continua ad avvolgere nel mistero tutto quello che succederà nei prossimi 11 giorni, che sono gli ultimi prima di terminare la season numero 5, ragazzi. Incredibile, incredibile, non sappiamo che cosa succederà, siamo qui tutti insieme a cercare di scoprirlo. Voglio anche parlarvi però di una nuova figata che da oggi per tutti i possessori di PlayStation Plus è possibile scaricare gratuitamente. Voglio farvela vedere ragazzi, sto parlando ovviamente Sgardalgal del nuovo bellissimo Fortnite Battle Royale PlayStation Plus Celebration Pack, il pack ragazzi che vede al suo interno tre nuovissimi oggetti che possiamo tranquillamente avere per il nostro Battle Royale. Sto parlando ragazzi del glider che si chiama Flappy, che è quello che siamo abituati a vedere anche noi quando lo abbiamo comprato nelle skin dei calciatori, ma lo abbiamo visto anche, se non ricordo male, in un'altra skin. Fra poco lo andremo a vedere nel dettaglio. Si parla del nuovo piccone chiamato Controller e della nuova scia chiamata Trail. Andiamo a vederli un attimo nel dettaglio ragazzi. Vi ricordo che per ottenere questo pack il passaggio da fare è abbastanza semplice. Se avete ragazzi la PlayStation, ovviamente lo sapete meglio di me, bisogna andare sullo store. Dallo store si va a cercare il gioco Fortnite e scorrendo verso il basso si troverà ragazzi la voce contenuti aggiuntivi. Da qui troveremo appunto questo pack che è possibile scaricare. Come vi stavo già anticipando, andiamo a vedere gli oggetti nel dettaglio ragazzi. Il deltaplano, il Flappy, eccolo qui ragazzi, siamo abituati a vederlo anche in altre versioni, come vi avevo già anticipato pochi minuti fa. Pulito il colore, va molto a riprendere la skin, quella che conosciamo essere del PlayStation Plus, il tipo di colore con gli occhiali tutti dritti davanti. Carino, niente di eccezionale,
passabile se proprio volessimo dargli una votazione. Si va avanti con il piccone, questo è un po' più carino ragazzi, questo è un po' più interessante, il piccone controller, molto particolare, vedremo se avrà degli effetti speciali. Si chiama controller perché ragazzi, guardandolo da qui, mi è venuta in mente una cosa mentre stavo registrando, raga, che è allucinante. Non è che per caso quelli di PlayStation vogliono fare il Motion Plus e vogliono fare un controller a forma di piccone per giocare su Fortnite? Guardate un attimo il piccone, ma mi è venuto in mente adesso, raga, guardando il piccone molto più in grande come lo state vedendo voi. Se voi guardate ai lati, ci sono i due analogici. Secondo me ci fanno qualche porcata con sto piccone, magari è una mia fantasia, però comunque si vedono i due analogici ragazzi, piccone controller, che appunto prende il nome anche perché è della PlayStation. Si chiude ragazzi con l'oggetto più interessante a parer mio, la scia ragazzi, la bellissima scia Trail, che va a riprendere con quattro colori, i quattro colori della PlayStation: arancio, verde, viola e blu. Quindi ragazzi, come avete già sentito poco fa, andate nello store, mi raccomando, e scaricatelo se avete il Plus sulla PlayStation. Questo vi garantirà di ottenere questi tre oggetti bellissimi. Ma le novità ragazzi non sono finite, abbiamo ancora delle cose da vedere, perché il mio gruppo di leakers, che ringrazio come ogni giorno, il Fabione, Aidin, Swog, Litto e Lori, hanno pescato ragazzi delle cose relative ad una nuova modalità su Fortnite. Sbonk! Questo ragazzi, come vedete, è un estratto della sottocartella playlist. In poche parole, la cartella playlist è quella relativa alle varie modalità di gioco in Fortnite. Abbiamo le 50 versus 50, abbiamo il solo, le duos e ovviamente abbiamo le modalità LTM, quelle a tempo limitato. Ingandiamolo un pochettino ragazzi, guardate, c'è una nuova modalità che si chiama up, che vuol dire letteralmente alto, verso l'alto, verso il su. Non sappiamo quasi nulla di questa modalità, sappiamo solo che è disponibile, che potrebbe diventare disponibile da un momento all'altro, infatti è già presente nei file di gioco. Abbiamo però recuperato ragazzi qualcosa relativa alla modalità squad, abbiamo la descrizione che ci dice group up and outlast all of the other squads running for victory, credo che dica, è un po' tagliato, vuol dire in poche parole costruisci verso l'alto, sali verso l'alto e cercate di essere gli ultimi per correre con la vostra squadra verso la vittoria. Non è che magari la tempesta magari viene su da sotto piuttosto che venire su dai, non lo so. Si va avanti ragazzi, questa invece è la modalità, aspettate che lo rimpicciolisco leggermente, questa è la modalità solo, la descrizione che dice go it alone in a battle to be the last one standing, vai da solo nella battaglia per essere l'ultimo sopravvissuto. E per terminare ragazzi abbiamo la descrizione della modalità duo che dice pair up with a buddy and take everyone else, prendi parte alla partita con un tuo amico e e uccidete tutti, in poche parole buttate giù tutti gli altri. Insomma ragazzi, la modalità up sarà davvero molto molto particolare, perché si parla di altezza, non sappiamo come, sappiamo solo che c'è, non sappiamo quando, potrebbe anche arrivare nella season 6, non sappiamo nulla. Io vi ringrazio ragazzi per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto, quindi un bel like, mi raccomando iscrivetevi in tanti al canale e non perdetevi la live delle 12:30-13. Noi ci vediamo presto, ciao!